Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video, come da titolo oggi test ride della nuova moto Guzzi Stelvio, gran bella moto, vi anticipo già, ma guardatevi il test ride. Ed eccoci ragazzi per questo nuovo video, oggi in sella alla Guzzi Stelvio. Test ride di questa moto davvero molto bella, al lato estetico mi piace, anche se questa è la versione gialla, mi piacerebbe di più la versione arancio, parabrezza elettrico, mappe abbiamo off road, sport, strada e turismo. Adesso magari la metterò in sport, vedere come risponde, e così è come mi hanno detto che è come esce dalla fabbrica, quindi ha anche i sensori anteriori e posteriori. Adesso vediamo se va a sensore, no, frenata bella presente, anche come moto è proprio. Poi il sound è bellissimo, sound molto bello, vedete è entrato il sensore anteriore che mi ha detto che arrivava la macchina, cioè che avevo davanti la macchina. Comodità, diciamo la sella sembra comoda, bella comoda, posizione è bella rilassata, quindi il motore è proprio bello bello, mi piace il motore Guzzi. Poi nota a suo favore è il cardano, ragazzi, lascia meno pensieri per la manutenzione della catena. Ok, vediamo un po' come va coi tornanti. Motore molto reattivo ragazzi, sui tornanti la sento, non la sento benissimo, come dicevo ragazzi, sui tornanti mi sembra quasi come se dovesse andare a chiudere un po' l'anteriore, è una sensazione un po' strana, magari dovuta un po' dall'abbinanciamento dei pesi, non lo so com'è. Oh. E anche che bisognerebbe andare un po' a regolare tutte le varie settaggi a livello di precarico delle varie forcelle, ecco, però ho proprio come questa sensazione che vada un po' a chiudere, ecco, però non è eccessivo. Il livello, vediamo adesso, a fare una bella inversione a U, fa anche l'inversione a U, ma devo dire anche la maneggevolezza da fermo ci sta, cioè molto maneggevole, magari può essere anche questa sensazione di chiusura di sterzo, può essere dato anche dalle gomme nuove, magari ci sono ancora un po'
po' di cera, comunque molto ben guidabile. Cavalli ci sono. Come altezza da terra, diciamo, si tocca molto bene, quindi anche perché magari chi non è piuttosto alto si tocca molto bene, quindi almeno io sono 1,80 e ci tocco con la pianta del piede in pratica. Adesso vedo un attimo, vedete, ci tocco addirittura con la pianta del piede, tutte e due le piante del piede a terra. Quindi per chi magari non è alto 1,80, ecco, può andare bene anche per persone un pochino più bassine, ecco. E quando si spegne poi rientra la modalità strada. Quindi, però mi sembra davvero una moto ben fatta, ragazzi. Poi made in Italy, quindi sicuramente da tenere in considerazione per chi ama viaggiare. Il motore, allora, adesso fa freschino, diciamo che non scalda più di tanto, quindi bisognerebbe vedere un po' d'estate, dato che abbiamo un motore proprio che quasi tocca qua, guardate, è proprio a livello, è proprio sulle gambe, il che d'inverno potrebbe essere una buona cosa perché ci scalda bene. D'estate bisognerebbe provare, visto un po' di caldo lo sento adesso, però ecco. Vedete, si è acceso il coso qua dietro, vuol dire che la macchina dietro è vicina. Che non è male come idea, solo che andiamo a mettere comunque su una moto molta più elettronica, visto che c'è il sensore davanti, il sensore dietro, diciamo, sì, può essere una roba comunque comoda, perché comunque in caso di pericolo sappiamo che ci arriva magari qualcuno dietro, se non ci accorgiamo. Poi la moto qua va bene, c'è a livello motore, ragazzi, bella, sound anche, si sente proprio il due cilindri della Guzzi. Eccoci ragazzi, spero che vi sia interessato questo test ride. Vi dico già che nel video ho detto che mi si chiudeva un po' l'anteriore, in effetti era un po' ancora cerata la gomma, c'era su ancora un po' di cera, quindi probabilmente era quello. Comunque nel complesso davvero un'ottima moto, e niente, andatela a provare anche voi. Penso che solo provando le cose si possa capire se il prodotto è di qualità o no. Mi sarebbe piaciuto anche fare un pezzettino in off-road per capire anche come si potrebbe comportare, però vabbè, ragazzi, non possiamo pretendere più di tanto. Comunque, se me la vogliono far provare meglio questa moto, io sono qua a disposizione. Moto Guzzi, mandami la moto per 1 o 2 mesi e poi te la recensisco ancora meglio. Io ragazzi vi invito a spolliciare, a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao ciao!